Le mani battono il ritmo sulle note di Raffaella Carrà prima di sciogliersi nell'ovazione finale. Non a caso Marco Paolini definisce un musical tascabile il suo nuovo spettacolo, di scena Opera Estate, 4 giorni dopo il debutto a Verona. È un progetto per un lavoro nuovo. Come si chiama? Pumas. È un videogioco per vecchi. Frammenti di canzoni, squarci di passato, flash in ordine sparso per ritrarre i boomers, la generazione dell'esplosione demografica e del cambiamento. Paolini la racconta tornando al Bar delle Aiole, personale luogo dell'anima fin dagli esordi. Il Bar delle Aiole è l'Italia, il mondo in cui sono cresciuto. Sono un italiano di provincia e ho provato a immaginare di raccontare il cambiamento attraverso un arco di tempo abbastanza lungo. 2 ore e mezza di teatro e musica in cui Patrizia Laquidara dà voce e corpo alla Iole. L'artista vicentina scandisce con i suoi brani il gioco della memoria, anzi il videogioco in cui il protagonista viene catapultato dal figlio. Non una semplice macchina del tempo, i ricordi trascolorano e i boomers non sono più solo i figli della rinascita post-bellica. Noi siamo figli delle stelle, ci incontriamo.